Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi siamo in un'altra sede. Sì, perché ci stiamo spostando. Quindi abbiamo abbandonato la nostra sede principale, lo studio. Siamo in una situazione di temporanea attesa che l'altro studio sia pronto, quindi abbiamo dell'hardware un po' diverso. Infatti il microfono è un po' diverso. Ma bando alle ciance, o ciancio alle bande. Oggi proveremo Farlanders. E settings. Andiamo a vedere se abbiamo la lingua in italiano. No, abbiamo inglese e portoghese. Ok, non è un problema. Andremo ad abbassare un po' la musica. Perché? Perché era veramente alta. E dopodiché, però non è male la musichetta. E come faccio a chiuderla questa? Clicco di nuovo su Settings. Ok, Start New Game. Chapter 1. Gli altri non erano chapterabili. Anno 2046. Più di 10 anni sono passati dalla prima missione su Marte. Attenzione! Attenzione! Ne abbiamo ricevuto la nostra prima colonia nel Red Planet, il nostro Mars Hub. Perché fa così? Figo. Ma siamo molto lontani da poterci sistemare lì. Cioè su Marte. Il processo potrebbe essere velocizzato da compagnie, da investimenti di compagnie private. E Guard Art sta creando la prima vera colonia privata su Marte. Anni di esperienza nella tecnologia dell'agricoltura hanno permesso di sviluppare le prossime generazioni soluzioni per la colonizzazione, dimenticandosi degli hub che hai visto prima, ovvero fanno delle specie di cupole. Nelle nostre colonie tu potrai andare in giro e respirare fresca aria come in un reale parco. Ah, e vogliono terraformare il pianeta rosso, quindi Marte, come farlo diventare come se fosse la Terra. E non è tutto, abbiamo molte più notizie per te. Questa mi ricorda qualcuno. Vabbè. Ciao, sono Nicole. Manage, non mi ricordo come si dice in italiano. Organizzo? Non è proprio organizzo. Non mi viene il termine in italiano. Vabbè, comunque, manage. Il programma Guard Art. Ok, prima che noi voliamo su Marte, noi ci proviamo al lancio e facciamo alcuni test sulle colonie sulla Terra. Il nostro obiettivo è di essere sicuri che i moduli dei residenziali siano pronti per essere posizionati su Marte e possono essere assemblati da un team. Come il nostro primo vero insediamento. La mela. Mi ricorda tanto qualcuno. Sì, è RimWorld. Ci fate caso. Assomiglia molto. Questa immagine. E comunque, tu puoi aiutarci con l'ultima parte. Noi stiamo andando alla parte finale del test della colonia sulla Terra e sarà un reality show addirittura, ma con un obiettivo scientifico e tu puoi guardare tutto ciò che noi facciamo praticamente.
Subscribe 199, subscribe 190. We can do a part making contribution, vabbè. We need you support Colonies My Mars. Ok, perché questo è un Kickstarter, questo è un prologo, quindi. Great work. Perfetto. Vabbè, qua c'è una. C'è un dialogo dove dice: ah, ben fatto, Philippe. Tu puoi rimanere con il marketing del gruppo marketing. Che bla bla bla. It's look like undertakes to get hang of it. Thanks, I'm glad of it to be the service. Ok, thanks, I'm glad to be the service. Comunque, mi piace il nuovo taglio di capelli. Sembra perfetto per te. Grazie. Ah, non c'è più. No. Ah, ok. Niente. Dialoghi così. A blando. Da quando parla il primo test. Vabbè, partiamo. I'm very sorry, but I really need to get going. Start gameplay. Everything fine. I'm free right now. Start gameplay. I'm very sorry, but I need, no problem. Nicola Naccio. Vai. Sì, è un dialogo così. Oh, e chi è questo? Come va la connessione? Tu lo puoi vedere? Noi stiamo facendo il tuo obiettivo un po' più semplice per costruire e incominciare a farti partire. Praticamente siamo nel tutorial. Ok, continua. Prossimo turno il nostro feedback di comunione arriverà. Prima che noi lo riceviamo, dobbiamo costruire un posto dove possono vivere. Ma prima, non dimenticate di installare i pannelli solari e connetterli alla base. Ricorda che i pannelli solari necessitano la luce del sole, così non costruire loro nella. Scusate, ho bevuto. Nella parte ombreggiata delle. Come si chiama? Come sono? Le cliff. I strapiombi. Non ti preoccupare. Un posizionamento sbagliato di una costruzione può essere sempre demolito. Tu puoi trovare il Find Building Menu in the bottom left. Questo qua. Perfetto, iniziamo. Checklist, build, build, build. Ok, prima di tutto, settings. Save. Radar. Ok, base. Vediamo un po', questo è un tunnel. Solar panel. Quindi, chissà se c'è un modo per. Vabbè. Qua c'è un laghetto che non andrei a distruggere. E questo vuole diamantini? Ce ne ho 200. Io direi di farne 3. Ok. Build house. Connect the base wire. Connect house to the base via tunnel. Connect house alla base con un pit pipe. Allora. House. Wrong terreno. Perché wrong terreno? Vabbè. Vabbè, se io facessi così. Ah, ma si può girare? No. Cioè la R non lo so. Uno. Una casa. Quante due case vuole? Due case. Perfetto. Adesso dobbiamo connettere le due case con i tunnel. Quindi. Uno e due. Ok. Perfetto, connetti le case alla base con i pipe. I pipe con linea. Ah, l'acqua. Fica sta cosa. Ah, si alimenta tutto. Perfetto. Ah, ho quasi dimenticato di dirti che più strutture hai, più solar panel devi avere per alimentare il tutto. Quindi, e metterli vicino. Va bene. A greenhouse. È greenhouse, attenzione. La serra. Greenhouse. Ah, fico! Signori, fico! Bravi, mi piace questa idea. Allora, quello che richiede luce solare, corrente, tubature. E deve essere connesso a un tunnel per poter passare alle persone. Può essere costruito nel terreno fertilizzante. Produci 7. Richiede questo. Ok, però non me lo fa produrre.
Torre. Non me lo fa mettere. 5 greenhouse. Addirittura. Prodotti. Water pump. Ma scusi. Intanto facciamo la water pump. Ah, ecco. Fertilizzante. Adesso io faccio water pipe e la unisco a quella. Ci vuole anche la corrente. Ok, diventerà. Ok, e abbiamo corrente. Abbiamo l'acqua, signori. Ah, posso fare on off. Questo uno di due. Non ho capito. Va bene. Abbiamo corrente. Questa cos'è che vuole? L'unico problema di questo è che richiede. Ah, secondo me richiede casa. Secondo me richiede casa. Stiamo attenti perché sennò non riusciamo più a costruire quella, eh? 15, ce li ho. Due corrente, due di questo e 5 di questo. Casa, due corrente. Bonus, provvedetto. Più di. Ah! No, 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 signori, ho sbagliato io. Fra un po' arriveranno i coloni, ancora non ce n'è. Quindi devo aspettare. Fiutere 20 a 2 giorni. Abbiamo 10 coloni e la terraformazione. Ok. Quindi, qua ci abbiamo hotkey, 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 hotkey. Ah, ok. Perfetto. Ah, devo fare next turn. Next turno. Ah, ok. Perfetto. I nuovi coloni arrivano. Oggi abbiamo 10 nuovi coloni che sono arrivati. È un. Ottimo, noi abbiamo delle case libere preparate per loro. I nostri coloni, la loro felicità è ok. Tech 10 coloni, tech 5 coloni. We are not. Tech 10 coloni, sì, mi serve. Che è sta roba? Ora che noi abbiamo dei residenti, tu puoi iniziare a minare. Sfortunatamente non ci sono. Non ci sono tutti i minerali in questo piccolo pezzetto di terra. Ma mi sono già preoccupato di mandare a te qualche set di terraformazione, includendo risorse minerarie, sorgenti minerarie. Ah, seleziona. Vabbè, ok. Seleziona quello che ti interessa di più, che è meglio per te, in questo pezzo di terra e usalo. Quindi metti i materiali nell'area che io ho disegnato. Clicca ogni set di terraforming pane on the right. Ah, questo. The mouse and this game, terraforming effect. QE to rotation. Quindi se io prendo questo, o questo, o questo. Lo fa. Quindi posso fare così, così, così. Non. Se io prendo questo. Ah. E c'ho la casa lì. Oppure posso prendere questo. Questo. Questo fa con la montagna? Ah, capito. Fa montagna, quindi dovrei fare. Così. Vai, questo. Va bene. Perfetto. La mia scrivania si è scossa un attimo. Ora possiamo costruire una build factory per connettere alla colonia. Aspetta prima, aspetta, aspetta. Io non la posso costruire la. Ah, perché mi serve la corrente. Dobbiamo stare attenti perché. Ok.
Adesso abbiamo questa. Dov'è il terreno soil? Hard. L'avevo fatto. Era spuntata la. Può essere costruito dove? Fertilizzato. Perché se n'è andata male? Se n'è andata male il terreno. Vabbè. Checklist. Build a factory e factory. Water pump factory. 52. Però qua c'è ghiaccio. Ok, connetti la fattoria con la base con i cavi. Via tunnel. Ok. Il problema è che non capisco come vedere il fertilizzante. Terraforming. Ok, next turn. Intanto ci prendiamo un po' di questi, l'energia. Ah, quindi ogni turno abbiamo l'energia. Che è sta roba? TNT, TNT. Cioè, questo qui cosa fa? Non ho. Ah, questo mette le rocce. Da capire, eh. Questo invece è esplosione. Questo invece esplode. Ma così faccio buchi però. Quindi dove c'è il dove c'è la montagna non fa niente, toglie la montagna, altrimenti fai buchi. Aspetta, e qua? Niente. E se invece facessi una cosa del genere, lui chiude. Quindi o distruggiamo oppure ampliamo. Io direi di fare così. Esatto. Ok. Adesso vediamo se ce la fa costruire. Questa. Non ancora. Prima era spuntato però. È un po' un dilemma. Però ci servono anche quelli. Quindi iniziamo. Next turn. E ci prendiamo. Ok, la factory. Wrong terreno. Ah, deve essere costruito proprio qua sopra. Adiacente a un fertilizzante soil. Ah, asciuga. Ok. Stable ground type suitable for everything. Here. Into fertilizer oil, it has a zero water source nearby. Quindi può essere convertito in un fertilizzante, però non so come. Pagherei al prossimo terraforming. Ok, allora, corrente elettrica. Pipe. E tunnel. Per i tunnel non abbiamo abbastanza risorse, ne abbiamo 4, ne vuole 6, quindi next turn. Nuovi coloni sono arrivati. Allora, today abbiamo 10 nuovi coloni. E i nostri coloni. Ora, quanti posti c'ho io? Ho 20 posti, quindi posso prendere tutti e 10, no? E questo che è? Non so cosa faccia questo. Forse distrugge. Ah, pulisce quello, la scorched. Sì, mi sa che toglie questo. Quindi così. Esatto. E tunnel, signori. Perfetto, abbiamo la factory.
Ok, nuove terraformazioni insetti arriveranno col tempo. Per esempio, tu puoi usare l'esplosivo per squagliare il ghiaccio o le montagne. Tu puoi usare il chiamato soil cleaner o shovel per preparare il terreno per una costruzione growing crops. Ok, se ti confondi, vai qui all'help. Ok. Sì, esatto. È apparso. Sì, il fertilizzante solito. Sono pronto a costruire. Ok, a water pump will block water resource. Soil around will disappear. Ah! You can always turn the water pump off. Ah! Ho capito, quindi se io faccio off, boom. Però non c'ho questo. Prossimo turno, no. E diminuisce anche l'acquetta in the shadow. Quindi potrei fare 1, 2. Ok. E dovrei avere tutto, no? Sì. Meno 8, ok, 5, 5, ce l'ho tutti impiegati. Perfetto, ma se adesso faccio on... Avete capito? Quindi dovrò gestire questo con quello. Adesso mi serve l'acqua. Devo prendere l'acqua. Fermi tutti. Avemus l'aquas. Posso fare così o posso fare... Oppure potrei fare una cosa del genere. Togliere questa e mettermi l'acqua. Allora. Se io piazzo l'acqua qua, me ne servono 5. Così. Questa non l'ha tolta, va bene, non ci interessa. Io adesso posso andare con questa e fare on. E lui dovrebbe... Ah no, questo è ghiaccio! Ho sbagliato io, signori, ho sbagliato. È ghiaccio. Pensavo fosse acqua. Vabbè, dobbiamo produrre un po' di acqua, quindi prossimo turno. Sì, non li voglio i prossimi coloni. Ok. No, non siamo pronti, perfetto. Ok. Allora, andiamo a fare un po' di pulazio. Che però ci abbiamo tanto, eh. Cioè, così, eh. Acqua ne abbiamo 18. Questa qua. Ok, prossimo turno. Adesso che abbiamo 30 di acqua, direi di attivare questo. Spegniamo questo. Oppure potremmo fare 50-50? Cosa succede 50-50? Non fa... Ok, andiamo. Ci serve cibo. Perfetto. Adesso cosa abbiamo? Ah, possiamo buttare giù questi. Ma se io faccio così... Ah, ecco, si trasforma in acqua. Perfetto, questo mi serviva a me. Signori, ci serviva proprio questo. Però dovrei riuscire a togliere il buco. Però possiamo fare così. Sì, facciamo così. Allora, vorrei togliere questi. Allora, o demoliamo questo, oppure questi li spostiamo. Tipo
tipo 1 e 2. E andiamo a mettere 1, 2, 3. Questo lo accendiamo. Diamo corrente. Possiamo fare così? Facciamo così. Ok. Mi faccio demolisci, mi demolisci la power line, vero? Sì, ok. Pipe. Facciamo demolisci. No? Oh. Ok. Bisogna sistemarlo, non puoi demolire la pipe, ma non ci interessa. E qui cos'è che manca? Voleva il tunnel lui? Sai che non mi ricordo se... Ah no, non c'abbiamo abbastanza persone. Mi servono delle case. Uno e due. Ok, e a questo punto direi di costruire qualche pannello solare in più. Sarebbe bello distruggere questi. Mi sono dimenticato di distruggere questi. Meno 8, ce la facciamo ancora, eh? Ancora ce la facciamo. Dobbiamo costruire 5 greenhouse. Oh là là, allora. Va bene. Questo gli manca la corrente elettrica. Perché? Ah, perché siamo a meno 2. Dobbiamo costruire i pannelli solari. Vai, pannello solare. Dovremmo arrivarci. Se io però facessi queste on. Ok, questo è fertilizzante, quindi posso fertilizzare. Se io adesso faccio così. Ah, ok, va bene. Non possiamo ancora. Cacchio, non ho abbastanza case? Cos'è? Come non ho abbastanza... Ah, perché se n'è andato giù quello. Cacchio. Se n'è andato giù una casa. La corrente elettrica incomincia... Questo perché è così? Sono aperti. Questo no. Vabbè. Questo qua cos'è? Ah. Questo ci serviva. Era di qua? Sì. Così puliamo e possiamo fare... questo non c'ha energia elettrica, perché? Ok. È ritornata. Vai. Ah, ok, ho capito. Allora, praticamente funziona che se lo vedi un po' chiuso da poco, se invece lo apri da tantissimo, è in base a quello che c'ha attorno. In teoria se facessi un attimo una cosa del genere, questo dovrebbe essere un super bonus e dovrebbe arrivare a te, a 3, scusate. Le case ce le abbiamo qua, greenhouse. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5, no? 4 e 5, quindi se noi andiamo qui la corrente ce l'ha, il pipe ce l'ha. Il tunnel no, perché è già unito. Quindi cos'è che ci mancano? Dei coloni. E poi questa ce l'abbiamo. Meno 30 per la popolazione. E corrente, questo ce l'abbiamo. Acqua, meno 6. Incomincia a scarseggiare l'acqua. Però ce ne dà più 32. Quindi ci siamo. Elettricità più 16. Va bene, vai. Acqua. Quanto ce ne dà l'acqua? Ok. Questo incomincia a mancare di acqua. Mm.
questa cosa non mi piace. Lui vuole altre case costruite. Però così mi stai uccidendo. Ho capito che... Però... Io posso demolire questo qui. Vediamo, demolisci questo. Prendi una casa e la metto... No, non me la fa mettere, maledetto. Vabbè. Non si può mettere. E dovrò metterla qua. Mettiamola qua. Vai. Siamo senza acqua. Ce li posso prendere 10, però credo che faremo fatica. Oh, bravo, bravo. Questo mi serviva. Sto pensando come fa. Questo qua cosa fa, scusa? Ah. Non so cosa faccia, però credo che lo squagli per farlo diventare acqua. Ma nel nostro caso, non so se farlo così o così. Però forse così è meglio. No. Ah, perché giustamente c'era già. Ah no, mi fa ghiaccio però. Porca la pupazza. Stanno ciucciando troppa acqua loro. Questo gli manca qualcosa. La corrente ce l'ha. La pipe ce l'ha. Cos'ha? Ah, è all'ombra. Come greenhouse 0 di 5. Ah, perché gli manca l'acqua. Dovremmo fare così. Off, off. Spegnere un po'. In modo tale che... Sì. Vediamo un attimo, no, io posso andare a ripulire questo oppure questo. Ok, non è molto di aiuto, questo non ce la fa a produrre in due. Cacchio, questo è off, questo non ce la fa a produrre acqua. Siamo a zero di acqua. Tra poco moriamo. Mi servono due terraformi. Ma io non posso mettere l'acqua sul ghiaccio? No. Si può. Prossimo turno. Dovrebbe darmi il terraforming. Ok. No, non siamo pronti. Questo cos'è? Perché non so cos'è questo? Sì! Sì! L'acqua! Ottimo! Water pompolo! Bella! Water pump! Abbiamo acqua! Signore, abbiamo acqua! On, 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 ed on. Quello che ci manca è questo. Che io posso fare così. Andiamo, se non si vergogna, è on. Ci serve una casa, che mi serve altre persone. L'ultima mi serve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, una di più ne ho costruita addirittura. E andremo a disfarci di queste qua, perfetto. Anche questo. Sì, così facciamo tutto attorno. Abbiamo di nuovo l'acqua. Abbiamo stabilizzato la situazione.
Sono arrivati i coloni. Li prendiamo. Ho vinto! Well done. You built a settimana sufficiente colonia. Grande! Ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta. Capitolo 2, eccetera, eccetera. Essendo un prologo, potete giocarvelo voi, perché non voglio spoilerare. E l'ho trovato veramente divertente, il meccanismo. Sì, ancora un po' semplice, ma è ancora un work in progress, quindi credo molto probabilmente che ne vedremo delle belle. Spero che abbiate capito molto di più da questo gameplay. Era una preview, quindi non l'avevo mai giocato. Mi dispiace per qualsiasi errore o traduzione sbagliata, ma sono state fatte tutte in real time. Potete supportare il canale iscrivendovi, lasciando un like o un commento, è sempre ben accetto. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.